uso l'onore, lo ridicolo, ho detto dal primo momento di lavorare Artico, vabbè, Enrico e Carlo, siamo al quarto film e li ringrazierò sempre che mi danno questa opportunità, ma poi, vabbè, con tanti attori napoletani, di cui sono fan, per cui, dici, sai, è come quando Forrest Gump si trova vicino al Presidente della Repubblica in bianco e nero, ti ricordi, no? È la stessa cosa, sì. Non avrei mai immaginato di lavorare con loro, mi viene da fare Forrest Gump quando sto vicino a loro, che poi sono quelle cose che un attore non deve dare per scontate, no? Io ogni volta che mi sono trovato nella mia vita, e è successo anche molte volte, quindi sono stato fortunato a lavorare con persone che mai avrei immaginato o sperato, ho ringraziato un'entità astratta che potrebbe essere anche San Gennaro in questo caso, si sa mai, che ha avuto una simpatia per un romano, dice, vabbè, ci faccio lavorare a Tortora, con Salemme e Buccellosso. E quindi è stato un sogno realizzato e li ringrazio perché mi hanno accolto nonostante il loro affiatamento, come se io fossi già con loro da tempo, quindi è stato bello, insomma, una bella esperienza. E quindi ringrazio Noi che tutti. ringraziamo te perché ci siamo divertiti moltissimo. Grazie, grazie. Non è perché io poi ogni tanto, io quando mi accorgo che qualcuno si diverte alle cose che faccio, non mollo più come i mastini, mi attacco. Gli avrò fatto sparo stoppa 28 ore al giorno, già è tanto che mi hanno sopportato. No, poi erano tutte cose che io facevo 15 anni fa, quindi poverino, qualcuno non c'è più, è chiaro che se io facevo cose che non faccio manco più. Perché a me stoppa? No, poi spiego come nasce il discorso di stoppa. Io da bambino avevo paura di stoppa. Allora, ho scoperto che questa cosa mia non era solo mia. E dopo ti faccio una domanda e tu mi rispondi alla stupida. Una domanda sul film. Sì, ma ti spiego perché. E io poi ti faccio una domanda sul film. Ho scoperto che questa cosa, altri la provavano di bambini, e lui infatti in un'intervista, ma forse c'era paura, perché io ho fatto vita col padre, dove faccio un padre cattivo. Cioè lui si era spiegato questa cosa, dice, perché io ho fatto vita col padre e quindi forse i ragazzini si mettevano paura per questo. Poi dopo, sai, quando uno cresce dice, cacchio, guarda che attore, è Senta, Paolo il signor Stoppa. Rispoli e il signor Manzini Ma Rispoli è morto. Lo so, perché significa il signor Manzini pure Stoppa è come regista, Non vorrei specializzarmi, vedete? È severo il signor Manzini, sei come regista, signor Rispoli. Con la cara persona, veramente gambata, simpatica, intelligente, molto divertente, devo dire. Questo non ne vorrei parlare, se per me. A me che mi piace molto, lo ricordo, mi piace perché c'è l'occhio. Senta, ma mi piacciono i film di Sergio Leone? Ma io non ho mai visto tutto un terno, non l'ho mai visto. Non ce la faccio per 3 ore. Per 3 ore. Ha vinto l'Oscar. Hanno chiamato alle 3 di notte. Un po' come Sorti, non vuole che gli si rompano i coglioni a una certa ora. Non è capace, 3 volte ce l'ha vinto l'Oscar, ce lo vuole, dico sì, ma sono andato a prendere. Questa è stata paramara l'intervista di me. E io, questo è un gran personaggio, chiaramente pur riconoscendogli la grandezza del compositore, però è un gran personaggio, perché poi mi dà questa idea di voler vivere in un mondo tutto suo, come Alberto, no? Alberto non vuole. Guarda, io Alberto non so se mi viene più bene perché non timbro più. Io quando facevo Alberto Sordi avevo 30 anni, poi ce l'ho 55, la voce mi è cambiata, però l'atteggiamento è sempre quello. Una volta in un contesto come questo a Sordi disse: maestro, venga venga, abbiamo un po' di tempo, facciamo subito l'intervista. Chi siete? C'è Canale 5, prima la Rai, dopo le private. C'era questa concezione antica. Vabbè, scusate, questa è stata. Grazie.